proceduto all'abbattimento delle pareti dall'alto verso il basso, vedete. Adesso facciamo un po' di pulizie degli inerti, li abbiamo bagnati, un po' di acqua, e si depositano tutti più vicini allo scarico, dove deve essere smaltita. Vedete? Un po' di acqua per mangiare meno polvere. Ricordatevi di utilizzare la mascherina. Vedete, siamo arrivati al pavimento con la demolizione della parete. È rimasta questa torre che l'operatore, con una potenza in nome, la distrugge. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Vedete? Rimuovere sempre tutta la plastica dagli inerti, importante. Più cose non ci deve essere, deve essere pulita, perché sennò le aziende di riciclaggio non la ritirano. Arrivati a questo punto della demolizione, si sono fatti tutti questi inerti nell'appartamento, vedete? Ci siamo organizzati con la canale, noi che abbiamo la canale, chi non ha la canale, cioè, ci sono i paioli. Vedete laggiù? Guardate, ecco il nostro sistema. Come vedete è un lavoro molto comodo e semplice. Vedete? Adesso gli operatori. Tutto pulito, selezionato. Vedete? Quindi si provvede a chiamare un'azienda di riciclaggio calcinacci autorizzata, che vi rilascia un formulario e potete caricarla anche voi privatamente. Potete scaricare il cassone, un furgone, dipende da come sono attrezzati. Vedete? Potete posizionare nel punto più che vi torna comodo e ho utilizzato un sistema del genere, oppure scendere a mano con la scala. Il viaggio costa circa 50 euro al metro cubo di questo materiale qua, di calcinacci, di forati, piastrelle e quant'altro, ok? Alla prossima.